Allora, siamo qui nella scuola media di Negrar con Roberto. Roberto saluta. E la professoressa Nicoletta a documentare un'azione didattica che adesso Nicoletta andrà a raccontare. Stiamo utilizzando una postazione bifronte allestita con su di Linux, due monitor, due tastiere, l'insegnante all'esterno della classe, all'esterno per un'azione però specifica che ha come ritorno, lo dirà adesso Nicoletta, la classe. Allora Nicoletta, raccontaci cosa andremo a fare in questa documentazione. Allora, la classe seconda A della scuola Salgari dell'Istituto Comprensivo di Negrar, Emilio Salgari, partecipa ad un progetto molto importante sul territorio che si intitola La scuola nel vigneto. Come Roberto è nella classe seconda A, come far partecipare Roberto e dare il suo contributo a questo progetto? Questa era la domanda di base. Allora, Roberto è in grado di utilizzare la Word dall'anno scorso, ma l'abbiamo utilizzato più come strumento che ci ha arricchito il lessico e strumento per scrivere testi. E dopodiché avremmo intenzione di far diventare Roberto il giornalista di questo progetto in modo tale che documenti i vari momenti che ci sono stati durante l'anno in uscita, quindi l'uscita nella vigna, l'uscita in cantina, l'uscita al laboratorio di chimica e biologia all'Istituto Agrario di San Floriano e l'uscita in grafica per poi apportare il suo contributo e la sua personale visione di questo progetto importante per la scuola. Allora, parliamo, adesso questo è il lavoro, diciamo, Il cappello, il contenitore. complessivo. Le tecnologie in campo sono un computer allestito con su di Linux e i programmi sono Una postazione bifronte. ARA Word Ara Word. Poi per scrivere. Questo è il programma ARA Word che scrive, eccolo qui, la casa. Programma che allora. scrive per immagini, quindi un programma di comunicazione aumentativa libero. Aspetta, Roby, un attimo. Ti scrivo il titolo. Ci hai lavorato ieri con Roby, con Rosa. Allora, fondamentale, Roberto lavora a casa con la lettrice, l'addetta alla comunicazione, da anni, lo segue dalla prima elementare, dalla scuola primaria, e in più abbiamo tre infermiere che Ruotano circolano, attorno. ruotano E attorno a Roberto è un Roberto. bambino molto speciale, Che è giusto un Roberto? bambino molto speciale che con tutte queste persone lavora a casa e a scuola moltissimo, Ecco. però dopo fa il furbetto È e perché fa adesso c'è un po' da arrabbiare la aspettare. Nicoletta perché è impaziente e non sa aspettare. Prova a Allora, scrivere che così si vede come il cos'era titolo Ruotano. del testo che hai fatto su ieri, ti ricordi che con Andiamo. Rosa hai letto? Ti ricordi che con Rosa avete riletto e riguardato le fotografie della scuola nel vigneto, dell'uscita in vigna? Ti ricordi? Sì, quella Iago che ha portato il papà, ti ricordi tutto? L'hai fatto ieri pomeriggio? Sì o no? Boh. Detto Allora, c'è da questo, dire che il ha dei titolo. problemi di sordità, però il labiale comincia a capirlo bene. Il titolo te lo ricordi? Andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Vendemmiar, la creativa qua. Vendemmia. Vai, comincia a raccontare che cosa hai fatto in vigna. Vendemmiare. Eccolo, Bravo, bravo. mi ha Ha corretto corretto la la mia parola. licenza poetica. Allora, andiamo avanti con la spiegazione. ARA Word per la scrittura per immagini. Poi dopo, quale sarà il secondo Poi passaggio? useremo Storyboardette per le sequenze, un software online nella sua versione gratuita. Per le sequenze immagine. Roby, niente Doraemon Dopo adesso. queste cose qua potranno essere tutte stampate, documentate, incollate sul quaderno.
sul quaderno ha già comunque lavorato, perché è fondamentale per lui continuare anche ad entrare in classe, utilizzare il quaderno. Quindi diciamo che la postazione bifronte è uno strumento variabile di didattica specifica per lui, ma il luogo di ritorno è la classe. Di partenza e di ritorno. Di partenza e ritorno. Allora, ARA Word abbiamo detto, storyboard. Se si vuole fare inclusione, si pesca in classe e si riporta in classe. Fantastico. Allora, ARA Word, ARA Board, storyboard, le foto durante le uscite del vignetto? Certo, le foto che gli servono per raccontare il testo e per scrivere il testo gli sono servite, perché insomma l'abbiamo già scritto. E poi open board per comporre tutto questo in maniera... Open board per ricomporre e vedremo cosa fare, perché se ci lavoriamo tanto possiamo anche pensare di comporre un video, altrimenti saranno come del PDF, delle slide. Delle slide. Vediamo come... Perché tutti questi programmi permettono di arrivare all'esportazione su carta. Ecco, open board magari ci può anche servire come verifica, perché questo open video lo stiamo facendo senza tanta preparazione e molto spontaneità. Giusto? Allora adesso proviamo a far vedere come funziona ARA Word con Roberto. Sì, allora questo è il titolo. Dopo per velocità tiriamo fuori il testo già fatto. Allora, racconta cosa abbiamo fatto quando siamo andati in vigna. Quello che hai rivisto anche ieri con Rosa. Niente baci, bacini, bacetti, quelli alla fine. Mamma. Quando vai via? Yes. Vai. Roby, adesso concentrati. Ti dico io la data. Era questa. Il 27 settembre. Cosa hai fatto il 27 settembre? Cosa abbiamo fatto con la classe? Chi? Soggetto. Stiamo lavorando anche sull'analisi logica e lui riconosce il soggetto. Mi ha portato chi? Allora scrivilo. Con l'articolo magari? Ecco, c'è da dire che Roberto 2 anni fa usava la parola frase. E grazie a tutto un lavoro che Nicoletta ha fatto anche con ARA Word, è riuscita a far arricchire la sua parola frase di tutti gli elementi grammaticali, quindi soggetti, complementi, possessivi, gli avverbi, gli articoli, che lui saltava e anche adesso tende a saltare, invece vedendoli li va a scrivere. Attento, ha Iago o a Iago? È la preposizione al verbo. Allora, aspetta, e allora, ha Iago con l'H o senza? Mi ha portato, aspetta, scrivilo dopo Iago, mi ha portato a Iago, la preposizione, ok, preposizione semplice. Ecco, c'è da dire che bravissimo, avevamo già Nicoletta ha già introdotto delle foto personali. Quindi qui ci sono immagini oggettive di ARA Word e immagini soggettive che hanno fatto con la fotocamera e introdotto nel programma. Questo è un programma installato nativamente su di Linux. Ma c'è anche per Windows e fra un po' lo pubblicheremo anche portabile. Cosa abbiamo fatto nella vigna? In vigna, bravissimo. Non viglia, ma vigna. Ecco, il programma quando sbaglia non dà la risposta, allora lui si aspetta la vigna finché non la corregge. Vigna, deve scrivere. Vigna. Bravissimo, Ecco, qui ci siamo trovati, ci troviamo di fronte a un problema. Manca la parola. È il classico problema che ci si trova. Aspetta, cosa facciamo in questo caso? Prova a scrivere uva. E poi cosa fai, Roby? Ecco, guardate come Roberto sa aggiustare. Cambio il problema. Nome. Attribuisce alla parola uva anche la parola vigna. Come si scrive? Vigna, gna, gna. Quindi, dopo un po' che usano il programma, i ragazzini, come si può vedere,
imparano a correggerlo e attribuire il valore alla parola. Cosa? Salvela su più. Questa. Più, quindi questa parola, adesso la parola uva, avrà valore per uva e anche per vigna. Cosa abbiamo fatto in vigna? Il papà ti ha portato. E cosa abbiamo fatto? Scrivi, racconta un po' cosa abbiamo fatto. Noi? Sì? No. Cosa vuoi scrivere? Le signore? O i signori? Che cosa vuoi dire? I signori? Vedo che si corregge. Si arrabbia perché il programma no. Non ha immagini. Non ha il pittogramma. E allora cosa facciamo? Andiamo a cercare un'immagine che ti piace? Va a cercare un'immagine allora, che gli piace, per introdurla al posto di signori. Forse signore trovavi l'immagine. Sì, però se vuoi che ti faccia un... Allora, più che altro lui... Questi signori cos'erano? Dei? Te? Esatto, un tecnico, dei tecnici. Allora, prova a digitare tecnico. So, vedete come fa a mettere una parola che non c'è. Tec. E anche in questo lavoro di ricerca c'è un valore didattico, giusto Nicoletta? Sì, perché comunque impara parole nuove. E le va a cercare, le decide. Tecnico, prova a scriverlo. Tec. Non scrive più niente, Robby. Tec. Tec. Vedete cosa fa? Inizia la parola e va a cercare quella già composta. No, tecnica della scuola no. Questo era il signore che intendi tu. Tecnico in giro. Guardate cosa ho scritto. No, amore. Allora, tecnico in gita. Perché allora, lui il significato ce l'ha. Tecnico agrario. Proviamo così. Andiamo per immagini. Ma adesso c'è da dire che questa azione non è un'azione corretta, perché va a cercare un'immagine proprietaria. Però la teniamo buona, perché sono immagini che lui si tiene per sé e per le sue azioni didattiche, non è che va a pubblicarle. Eccolo qui, abbiamo trovato un tecnico, può essere quello lì. Lei copierà. Può essere uno qualsiasi, in realtà avevamo... Farà un ritaglio. Ecco, lui l'ha già trovato. Salva l'immagine. Aspetta, deve andare nella cartella giù. Bravissimo, sa già fare anche la mia. Chiama mia. Aspetta, immagini alla Word, almeno fammi fare. Le mette questa. Tutte dentro una cartella, perché mia, poi trattino tecnico. Calmati. Adesso è contenta perché ha trovato l'immagine. Questo prefisso mia serve tecnico. Poi ad esportare tutte le immagini che servono per installare alla Word da un'altra parte nel computer di casa. Allora, quindi tutte le immagini che lui ha trovato, eccole qua, mia Einstein, mia Schiller e così via. Adesso la Nicoletta là. È capace di farlo. Sì. Vieni avanti. Guardate cosa fa Roberto. Inserisci la parola nuova. Inserirà la nuova parola dentro il programma. Dopo che hai deciso che sei a posto e hai messo la scarpa, metti bene, non agitarti, anche se c'è lui, fa finta che non ci sia. Allora, strumenti. Roberto mi conosce perché sono 2 anni che ci lavoriamo. Immagine. Aggiunge immagine, va a prendersela sulla scrivania. No, immagini alla Word. Guardate Roberto come traffica da solo. No, la Nicoletta non lo fa. Va a cercarsi la parola tecnico. MNOP. QRS, quindi impara anche l'alfabeto. Tecnico, io tornerei indietro fossi in te. No. Questa è la temperatura, torna indietro. No, Roby. Allora, questo è il problema di Roby. Eccole,
1, 1, 2, questa è quella che hai appena messo, questa è quella che avevamo già messo, perfetto. L'ha trovato. Bravissimo. La parola è. Adesso fai così, metti proprio tecnico agrario perché ne avevamo già salvato. Tecnico, prova a riscriverla e così la scrive un'altra E volta. qua si sente che Tecnico. siamo proprio a scuola perché suona la campana, maledetta. Tecnico. È importante che lui impari a usare il programma, Nicoletta. Secondo te, che sia padrone anche degli strumenti? Perché Assolutamente sì, è importante io perché vedo che lui è molto contento di esserci riuscito. tecnico, mi salvi la parola. Cos'è, italiano, francese, cosa? Ok, e che parola è? Un No. nome comune, Guardate, fa bravissimo. tutto solo, eh. Salva Salva le le modifiche. Ecco, adesso va a scrivere tecnico agrario e si vedrà che esce la voce. Tecnico. E devi mettere, questi viene quelle dell'altra volta. Scrivimi tecnico agrario. Eccolo lì, fermi, Voilà. Guarda che in bella. vigna c'era il tecnico agrario, cioè il tecnico agrario, Emilia. mettiamo il. Il, correggili, il, perché è uno tecnico agrario, qui Roby, qui, il, l'articolo il tecnico agrario, cosa ha fatto il tecnico? Riscrivilo, così lo impari. Lascialo, che è successo? Vai, tecnico agrario. E a furia di scrivere e riscrivere, nel giro di 3 giorni impara parole comunque, vero? Tecnico Ecco. agrario. Guarda già adesso. Ecco, a furia di Agrario. fare e voler arrivare al risultato, la furia è uno dei problemi di Roberto, ma non agraio, ah. Roby, calma. Ra, fermati lì. Hai visto? Il tecnico agrario cosa ha fatto? Vedete quanto è importante l'incontro con gli occhi dell'insegnante, la sua positività, la Allora, ha comunicazione. spiegato, no, spiegato non lo sapeva scrivere, vero Amanda? Chiedo conferma a una delle nostre fantastiche infermiere che non vuole essere ripresa oggi, ma che c'è sempre là, che lo Che segue ormai da Roberto 2 anni. ha, possiamo dirlo perché abbiamo i diritti dalla madre, ha Sì. una patologia molto particolarissima La che è sindrome di la Charge. sindrome di Charge, ma non andiamo nel dettaglio, ma ha bisogno dell'infermiera 24 ore su 24. Ha spiegato Ha spiegato, vedete, alla guarda compone anche le parole. fare, ha spiegato fare a rileggila, Roby. Ha spiegato fare alle vigne. Vedete che Non sbaglia, però capisco questo niente. programma premia il ragazzino mettendo la parola giusta. Aspetta, prova a dire che cosa vuoi Adesso la dire. Ha riaggiusta. spiegato. Ha spiegato cosa fare. Perché cosa? Per vendemmiare? Per? Scrivimelo, cosa vuoi dirmi? Per le? Fai il cambio nome, scrivi uva e metti. Le uve, aspetta un attimo, per fare che cosa alle uve? Per vendemmiare. Abbiamo vendemmiato, giusto? Cosa abbiamo fatto? Le abbiamo tagliate, le abbiamo messe dove? Nelle cassette. Allora, per Ecco, vendemmiare. vedete come l'immagine guida il Ce l'hai pensiero, qua, ce perché l'hai lì, il eh? testo è già
quasi completo, però quello che manca, vedete, lui lo coglie nella sequenza grammaticale giusta. Le uva? O devi farmi il cambio nome qua? Fai il cambio nome. Uva e poi... Ecco, vedete, okay. Sa usare il programma uve. Promette anche al plurale. Allora, adesso saltiamo al testo già composto già fatto, e fatto. Sì, che avevamo fatto ancora dopo l'uscita, perché ecco, lui ha bisogno comunque di fare le cose... Allora, qui c'è un lavoro testuale, ma c'è anche un'esperienza vissuta. Eh beh sì, c'è l'esperienza, ci sono le fotografie, abbiamo documentato con le fotografie, abbiamo fatto il testo, abbiamo scritto... Tenta, il testo. Tenta. Allora, una cosa fondamentale. Spontaneamente non abbiamo neanche chiesto, Roberto è partito a leggere tutto il testo. Roberto, però è stufo, devo dirmi, quando è stanco lui parte. Esatto. Allora, perché adesso avevamo... Volevo far notare una cosa a Fusi, visto che siamo qua in completa tranquillità e... Allora, e che stiamo registrando, che non ci vede nessuno. Sì, che vabbè. Ci hanno spiegato, questo verbo, hanno spiegato, non riusciva a scriverlo, era come oggi quando scriveva agrario, che dovevo dirgli lettera per lettera o sillaba per sillaba. Oggi, se nel video di prima, che abbiamo, quando abbiamo iniziato e ha scritto, abbiamo fatto la simulazione di scrittura, l'ha scritto. Questo testo credo che sia di ottobre, dunque... Da ottobre a oggi non l'abbiamo ripreso in mano, ma lui si è ricordato perfettamente questo verbo. Allora, nella spontaneità della cosa mi viene da sottolineare, queste sono le cose importanti di questo programma. Che aiuta a memorizzare componendo sia... Nel suo caso non è tanto utile per aumentare la voglia di comunicare, non è tanto... Senti. Lui è un comunicatore, appunto, ce lo sta dimostrando. Lui trova le sue strategie per comunicare con chiunque, infatti lui relazionalmente funziona. No, ci parlo sopra. Lui è un comunicatore, lui le sue strategie ce le ha, ha la motivazione a comunicare, per cui non è tanto una questione di lavorare, non può usare un tablet quando è con i compagni in giardino, perché usa altre modalità e si fa capire comunque e relaziona benissimo con tutti. Per lui Ara Word è utile come strumento per arricchire il lessico e quindi poter comunicare scrivendo, perché comunque in contesti non noti e anche con chi lo conosce, se parla, se usa il verbale, a volte si fa fatica a capirlo anche. Allora, questo strumento ci ha dimostrato che è passato in un anno e mezzo dalla parola frase a una frase ricca di suoi contenuti grammaticali. E addirittura le ricorda tendenzialmente con la parola frase, lui dovesse dire Iago, uva, ecco, papà. Bene, ma ce la facciamo a fare la storia con storyboard, facciamo una pausa. Se no, beh, intanto pausa, perché è stanco, fa vedere cosa fa quando è stanco. Quando è stanco si rilassa disegnando. Ecco, e questa, diciamo, è la stanza del rilassamento, dell'azione, del lavoro. E adesso che la classe è fuori perché c'è l'intervallo, quasi no, qua. Non c'è l'intervallo, ah, non c'è. Ma sono in una supplenza. Beh, praticamente la classe è dall'altra parte, si esce da una porta, si entra in questa, si va dentro e fuori, a seconda di quello sì, che si allora, fa. Allora, in questo con Roberto devo dire che ci sono tutta una serie di azioni, risorse che sono state messe in campo anche dalla scuola, dalla dirigente, da chi ha utilizzato e sta utilizzando, dall'ASL, da chi ha utilizzato e sta utilizzando le risorse, perché è un ragazzino su cui i genitori
mamma che ci tiene tantissimo, dei genitori che ci tengono tantissimo, una mamma E si riesce a che... lavorare, tanto è vero che abbiamo i diritti E per per questo si documentare questa riescono a azione. fare, questo tipo si Ah, riescono a una fare. domanda, allora, visto che Cioè c'è un siamo sistema attorno che attorno, visto funziona. che stiamo parlando a ruota libera, da quanto è che usa la Word? 2 anni mi sembra, dalla prima, quando l'hai... Meno, da ottobre Quando mi hai 2017, un incontrato? anno, no, da ottobre 2017, sì, insomma, è il secondo anno scolastico, siamo in In seconda prima, dall'inizio ecco, del lui ha dell'anno usato altri gennaio del programmi. presente. Ha usato altri programmi prima di comunicazione aumentativa? Sì, aveva Ha avuto usato, difficoltà a riutilizzare un altro come questo? No, è passato tranquillo, sciolto come il sole. credo da piccolo SimWriter Sì, però adesso usa questo e Ma sì. lui qualsiasi cosa, allora, L'immagine è diciamo un grande strumento di lavoro per lui. sì, e qualsiasi computer o attrezzo che abbia tecnologia tu gli si possa mettere in mano è più bravo di me.